Ok, quindi adesso in questa pillola parleremo di Dante. E quindi cominciamo subito. Allora, Dante nacque a Firenze nel 1265 e da una famiglia di nobili mercanti, cioè di piccola, che si era arricchita e quindi fin diciamo al 1296-1298 ha un'educazione completa in cui si dedica agli studi di grammatica, di logica, di teologia, di filosofia, di medicina e di diritto. Nel 1289 egli partecipe nella battaglia che vincono i Guelfi, nella battaglia di Campaldo, e diciamo, un altro evento importante è quello che è l'evento decisivo, in un certo senso, quello del 1290, in cui di sabato. In un sabato vede Beatrice per la prima volta e si innamora di Beatrice e quindi adesso andiamo a parlare della prima opera che scaturisce proprio da questo innamoramento, La Vita Nova. La Vita Nova che si può datare tra 1293 e 1295 e consiste in un ripensamento a quelle che sono state le proprie esperienze giovanili, esperienze amorose giovanili, quindi fa una sorta di autobiografia amorosa della sua esperienza amorosa, sì, della sua esperienza giovanile, ma ne compie, fa di questa all'interno della Vita Nuova una trasfigurazione idealizzata. Perché quindi questa esperienza amorosa provoca in Dante, diciamo, due, in Dante, in primis, provoca in Dante un cambiamento, un mutamento psicologico, quindi un perfezionamento, un raffinamento morale, che deriva proprio dalla rivelazione, della natura angelica, della natura divina di Beatrice, quindi messo al cospetto, di questa natura divina, ultraterrena di Beatrice, si avvia un percorso di raffinamento morale, di perfezionamento morale. Dall'altro lato, questa raffinatezza morale, valoriale, quindi questa evoluzione psicologica di Dante, ha una trasposizione anche nella letteratura, in cui avviene invece un miglioramento di quello. Un miglioramento dal punto di vista stilistico, formale, un rinnovamento che è quello del dolce stil novo e che quindi si pone è in polemica con invece i versi aspri e la strettezza e la concettosità, diciamo, dei guittoniani e di Guittone che ricerca invece la dolcezza, una nuova dolcezza nello stile. E quindi egli riordina quello che è il suo vissuto il filtro, tramite la scrittura, e in 31 componimenti, e questi 31 componimenti sono collegati tra di loro da una prosa che ha sia il compito di costituire quello che è il tessuto narrativo. Quindi, ad esempio, di contestualizzare le poesie, di legarle tra loro, di fornire un filo o una linea di interpretazione, e il criterio anche di. E allo stesso tempo, appunto, l'altra funzione è quella di fornire il criterio teorico, e la spiegazione teorica, tramite cui sono state selezionate. E quindi alla fine, quest'opera utilizza un prosimetro, perché allo stesso tempo abbiamo una parte di prosa e una parte in poesia. Dopodiché, quindi la Quindi, prima avevo un microfono, non avevo collegato bene il microfono comunque. Quindi, da questo punto in avanti,
Quindi sta, riceve, saluta, dà il saluto a Beatrice e riceve il saluto in contraccambio, e questo è interessante soprattutto analizzare un attimo cosa rappresenta il saluto. Allora, il saluto deriva etimologicamente dal latino e quindi significa salvezza. Questo perché? Perché sta ad indicare quella che è la specificità del gesto, dell'atto, che non si riferisce a un'esperienza mondana, ma si riferisce ad un'esperienza di grande, quasi mistica, come abbiamo detto prima, di grande idealizzazione della figura femminile. E quindi ci sono dei nessi molto stretti tra quella che in questo caso è la figura di Beatrice e una divinità, ma non andiamo troppo in fretta perché comunque ad esempio lui scrive proprio in questo periodo. Adesso parlerò anche di alcuni sonetti che non sono poi inseriti all'interno della Vita Nova, ma ad esempio scrive Acciunasca, Acciuscun'alma presa e gentil core. Questo è un sonetto in cui Dante racconta di una propria visione onirica, quindi di un proprio sogno che è lugubre, macabro, nel senso che si immagina Beatrice che si pasce del suo cuore. Dopodiché continua quindi a immaginiamoci Dante che continua a salutare Beatrice, viene contraccambiato, ma questa all'interno però appunto della poesia cortese uno dei principi fondamentali è la discrezione nell'amore e quindi nei suoi componimenti Dante inserisce spesso dei gesti, degli atti che non permettano di risalire in maniera precisa l'identità dell'innamorata a cui si riferisce, quindi utilizza una sorta di schermo per coprire la veritade. Dopodiché, ad un certo punto, però, Beatrice si allontana dalla città di Firenze e quindi Dante, comincia fittiziamente a dare saluto ad un'altra donna. Beatrice lo viene a sapere e quindi non gli ricambia più il saluto, offesa. E allora Dante non gli cambia. E allora Dante entra in una fase di grande depressione, di grande prostrazione e allo stesso tempo quindi avrà quelli che sono i sintomi della malinconia d'amore, del malamore, diventa pallido impallidisce e scrive ad esempio un sonetto come «Con l'altre donne mia vista gabbate», in cui tramite un repertorio di immagini cavalcantiane descrive proprio quella che invece è la parte più turbolenta dell'esperienza d'amore, quella più triste, più sofferente. Ma Dante come riesce, ne esce da questa situazione di prostrazione e di tristezza? Perché egli comincia quindi a trascendere per evitare quindi questo stato, comincia a trascendere da qualsiasi atto o da qualsiasi forma tangibile, diciamo, di corresponsione. Quindi, ad esempio, la fonte di piacere non la ripone nel ricambio del saluto, che è una forma di ricambio e di fonte di piacere che è materiale, tangibile, ma la ripone in quello che non mi può venir meno, quindi appunto proprio nelle parole di lode. Quindi assolutizza il proprio amore, che è l'omaggio, quindi la celebrazione, la devozione che esprime all'interno dei propri componimenti, e la lode della bellezza dell'amata, non
E allo stesso tempo mezzo, quindi di celebrazione, di devozione, ma è anche il fine stesso, ovvero proprio dal cantare la bellezza dell'amata, questo mi provoca piacere, soltanto il canto. E quindi si esenta del tutto da un condizionamento della realtà esterna e quindi evita la fase di prostrazione e una successiva occasione di questo tipo, per cui a questo punto già nella vita nuova, quindi abbiamo parlato di una trasfigurazione ideale della donna, ma in questo caso è ancora più radicale perché Beatrice è proprio un angelo, non è come in Guido Guinizelli in cui la donna ha una sembianza d'angelo, quindi sembra un angelo, ma in questo caso è proprio un angelo e ha essenza divina. Infatti lo stesso Dante parla di un ritorno della Gentilissima al cielo, in un suo sogno, in un suo delirio febbrile, ha proprio questa immagine in cui Beatrice, essendo una creatura celeste e quindi operante che opera temporaneamente sulla terra, ad un certo punto avviene la sua morte, e dopo la sua morte c'è un viene accompagnata da un coro di angeli e va in paradiso, in un'ambientazione che è di una natura stravolta, che è molto simile a quella della Passione di Cristo, e quindi questa è un'esperienza mistica, ma che poi Dante, di nuovo traspone in letteratura, con una simbologia particolare, nel senso che, scrive che gli appaiono primavera, appunto, quindi verrà prima Primavera, che è la donna di Cavalcanti, che ha una certa similitudine con il personaggio di Battista, che quindi preannuncia la venuta di Dio, e dopodiché arriva Beatrice, che quindi è appunto che in un certo senso è la creatura divina che viene anticipata da Primavera. E Dante è colui che canta la creatura divina e quindi diventa il poeta dell'amore assoluto. Quindi è proprio un'assolutizzazione dell'amore, ma in realtà Dante ha anche dei momenti di debolezza, perché dopo la morte di Beatrice parla dedica quattro sonetti ad una donna pietosa, ovvero egli in questi quattro sonetti in un certo senso lascia tentare da una donna pietosa, bella e gentile, che prova compassione, mostra di provare compassione verso di Dante, ma per fortuna, proprio perché ormai il suo amore assoluto, che travalica quelli che sono i vincoli tangibili, materiali, proprio per questo, ben presto riesce con la propria immaginazione, a staccarsi anche da questa tentazione e a di nuovo a concentrarsi su quella e a tornare col pensiero su quella che è la gentilissima Beatrice. Quindi la teoria dell'amore dantesca, diciamo che fa un passaggio notevole da quella che era invece la poesia siciliana e la poesia dei trovatori, in cui era predominante l'aspetto sensuale, del piacere dei sensi, e si arriva invece ad un amore intellettuale che è quello dantesco, che invece è un accesso a qualcosa di sovrannaturale, di spirituale. Poi c'è diciamo, le poesie che non vengono inserite all'interno della Vita Nova e altre poesie postume della Vita Nova, cioè postume, scritte in un periodo successivo alla Vita Nova, fino al 1308 più o meno, vengono inserite all'interno delle rime. Cioè all'interno del cioè all no, scu no, scusate, all'interno del convivio. In cui si vedono appunto i debiti che egli ha con Cavalcanti, perché utilizza un linguaggio molto leggiadro in alcune parti, quindi i vezzeggiativi, i diminutivi, i moti musicali sempre di Cavalcanti, ma allo stesso tempo però mostra anche la cupezza, la parte più che esprime sofferenza, che esprime un'insofferenza, tra l'altro per Cavalcanti inspiegabile e del tutto irrazionale, quindi l'aspetto più cupo comunque. Un'altra rima che compone è quella della tensone con Forese Donati. Questa
è costituita da sei sonetti, quindi sei sonetti in cui i due si scambiano insulti, contumeli, maledizioni, improperi. Ad esempio, che ne so, Dante accusa Forese di essere incapace di soddisfare sessualmente la propria donna, di essere un avaro, di essere un vigliacco, e Forese gli risponde dicendo che invece secondo lui Dante è un ghiotto, è un truffatore. Quindi un altro lato dell'espressione poetica di Dante è quello del registro comico, dello sperimentalismo nella poesia comica. Dalle alcune delle sue rime troviamo anche poesie allegoriche, didattiche, in cui tenta sostanzialmente di riversare quello che sono le sue conoscenze filosofiche in versi. Ad esempio, in Le dolci rime d'amor ch'io solia, qui parla del dibattito sulla nobiltà, di cui parleremo più distesamente avanti. O Poscia ch'amor del tutto mi ha lasciato, invece qua definisce il concetto di leggiadria, di nuovo da un punto di vista molto astratto teorico, nel senso che è una cosa come la leggiadria è un insieme di divertimenti sani e onesti, di pratica delle virtù e di amore cortese. Dopodiché, torna al 1296-98, invece scrive le rime petrose. Le rime petrose, beh, sono delle rime che sono il controcanto, da un certo punto di vista, della Vita Nova, in cui si parla della donna Petra, quattro componimenti, in cui si parla della donna Petra, che è presentata come una donna invece avversa, crudele, e questo utilizza uno stile aspro, immagini anche queste come il gelo, la fredda neve, la noiosa pioggia. E qui, quindi, questo è un esempio proprio di invece amore che non raffina i sensi, perché è un amore infelice e non corrisposto. Ma comunque Dante anche in questo caso dà sfoggio del suo grande lavoro stilistico e di tecnicismo. Dopodiché abbiamo le poesie del tempo dell'esilio, e scrive la sua ultima canzone, che è Amor, da che convien pur ch'io mi dolga, che parla dell'amore non corrisposto per una donna del Casentino, e un'altra in cui che si intitola Tre donne intorno al cor mi son venute, in cui viene visitato da tre donne che sono esattamente la giustizia divina, la giustizia umana e la legge positiva, e ognuna di queste gli si presentano davanti con le vesti lacerate, perché danno appunto l'immagine simbolica, rappresentano un'ingiustizia ormai generale, generalizzata, quindi una critica. Poi c'è un componimento che è il fiore, che è dubbiosamente attribuibile, ci sono dei dubbi, delle incertezze nell'attribuirlo a Dante. Per un certo periodo Contini aveva sostenuto che era di Dante, in quanto al suo interno si trovano almeno due volte, si trova almeno due volte il nome Durante, che è un ipocorismo di Dante, e poi effettivamente c'erano delle corrispondenze a livello linguistico, stilistico, formale, ma negli ultimi anni in realtà sono state evidenziate delle differenze nel modo della versificazione, nella tecnica della versificazione, e anche soprattutto nella letteratura di riferimento da cui avevano attinto, da cui attinge l'autore del fiore, che è principalmente quella dei cantari e della poesia siciliana, che è molto lontana invece dal retroterra culturale di Dante. Quindi, in sostanza, però, sono 232 sonetti che rappresentano una parafrasi compendiata di quello che è il Roman de la Rose. Togliendo quelle che sono le digressioni naturalistiche o dottrinarie, quindi quelle descrittive, cioè quelle descrittive e quelle dottrinarie, e narrando appunto dell'amante che conquista Fiore attraverso delle fatiche, in questo registro comico burlesco. Ma comunque, diciamo che non essendo neanche considerata con certezza un'opera di Dante, possiamo tralasciare e andare più velocemente.
E quindi arriviamo al momento dell'esilio. Allora, nel 1295 viene concesso anche ai nobili, quindi di ricoprire dei ruoli, delle cariche pubbliche. Così Dante entra a far parte, all'interno ovviamente di corporative, così Dante entra a far parte come, nonostante non svolga quella professione, entra a far parte della corporativa dei medici degli speziali, che però al suo interno accoglieva anche non soltanto medici, ma anche filosofi, poeti e uomini di cultura in generale. Ma Firenze in quel periodo è una Firenze che è animata da tumultuosi, intensi scontri interni, rivalità tra fazioni diverse, tra la fazione in particolare dei Bianchi. La fazione dei Bianchi era quella della famiglia Donati, no, della famiglia Guelfa invece. Era la famiglia Guelfa dei Cerchi, era la famiglia Guelfa dei Cerchi, che è una era una, diciamo, una famiglia di origine povera, ma che si era arricchita tramite la mercanzia, e che quindi aveva come sostenitori i ghibellini e i popolari, e che rivendicava la struttura politica comunale, comunque, quindi l'organizzazione comunale. Dall'altra invece abbiamo la famiglia dei Donati, quindi i Neri, che era una famiglia aristocratica, aveva il sostegno degli aristocratici e sosteneva invece che si dovesse tessere una relazione, un rapporto con il papato. Dante nel 1300 viene nominato pretore, no, priore, ce la faccio, proprio nel momento in cui egli è incaricato di essere priore, avviene una rissa molto violenta tra le due fazioni, e quindi la risoluzione è quella di esiliare dei capi da entrambi le parti, quindi sia dei neri sia dei bianchi, e dalla parte dei neri Dante è obbligato anche a confinare, a mandare in esilio proprio il suo amico Cavalcanti. Dopodiché avviene che Carlo di Valois scenda appunto a Firenze e favorisca i neri. Dante, che in quel momento non era a Firenze, perché appunto era andato dal papato per convincerlo a fermare la discesa di Carlo di Valois, e così viene fatta, è uno dei primi che viene processato ovviamente in maniera sommaria, con giustizia sommaria, e viene accusato di varie colpe, e in particolare di un esilio di 2 anni. Le colpe sono baratteria, opposizione al papato e a Carlo, l'imperatore, e anche disturbo dell'ordine sociale, dell'ordine pubblico. Non si presenta a queste accuse entro la data, di fronte a questa accusa, e quindi diciamo che diventa un viene, alla fine viene accusato di morte in contumacia e di confisca di tutti i suoi beni, e quindi l'unica salvezza per Dante è quello di vivere in esilio eterno, e quindi passerà a Treviso, da Gerardo da Camino, poi nella corte di Lunigiana, da Malaspina, poi a Lucca, finché ci saranno ancora dei tentativi di partecipazione, di partecipare alla politica della Firenze comunale, in particolare in corrispondenza di nuovo dell'incoronazione di Arrigo VIII, che deve andare a Roma per l'incoronazione ufficiale. E così Dante, che vede la possibilità di una realizzazione di quella che è la sua utopia politica, di cui parleremo più avanti, comincia a scrivere lettere a corte, a principi di Firenze, d'Italia, di tanti comuni, e anche lo stesso imperatore, ma le sue lettere sono malaccorte, e oltretutto è anche una delusione Arrigo VIII, nel senso che muore prematuramente. E così Dante
anche la possibilità poi appunto di presentarsi pubblicamente e di ottenere delle esenzioni da quelle che erano delle pene che gli erano state, cioè delle colpe che gli erano, che di cui era stato condannato, ma che gli erano state riconosciute, ma lui rifiuta e quindi fino al 1320 più o meno sta nella corte di Can Grande della Scala, finché nel 1321 non muore a Ravenna. Quindi, durante questo periodo di esilio, adesso parliamo prima dei due trattati che scrive. È il primo di cui. È il Convivio, in cui sostanzialmente. Parliamo anche, durante l'esilio, in un certo senso, dopo i tentativi falliti, dopo che vede che falliscono i tentativi di rimpatrio, Dante decide di dedicarsi a quella che è la meditazione filosofica e parla appunto di 30 anni di frequentazione di scuola dei filosofanti e anche di scuola degli religiosi, quindi di teologia, di studi teologici e filosofici. E tramite questi nuovi strumenti concettuali elabora quella che è stata la sua maturazione dopo l'esperienza con l'amata. Quindi in questo caso ne scrive un'autobiografia culturale invece che amorosa. Ma comunque passiamo al primo trattato. Il primo trattato è il Convivio, che deriva dalla parola latina convivium, e perché intitola così il trattato? Lo intitola così perché doveva essere appunto nella sua idea un banchetto di sapere, quindi un banchetto di sapere a cui partecipavano, dedicato, quindi destinato ai non letterati che invece avevano una passione per la conoscenza. Quindi scrive proprio principi, baroni, cavalieri e molta altra nobile gente, non solamente maschi ma femmine. Quindi, per questo motivo, lo scrive in volgare, nonostante non sia la lingua adibita alle trattazioni scientifiche e filosofiche, ma nel primo libro fornisce anche una spiegazione in 3 punti. In primis è sconveniente commentare in latino, sì, delle poesie in volgare. Perché anche per la stessa inferiorità comunque che viene dagli stesso sottolineata da Dante stesso l'inferiorità del volgare rispetto al latino. Perché quindi e quindi si andrebbe a creare una sorta di rottura di quelle che sono delle regole di coerenza interna. Poi, per liberare generosità, perché? Perché egli vuole che il messaggio, quindi ciò che è contenuto all'interno del convivio, come abbiamo detto, deve essere più diffuso, deve diffondersi, deve essere elargito a più persone possibili la conoscenza che è contenuta all'interno del convivio, e quindi per liberare generosità lo scrive appunto in volgare. E ultima motivazione è quella della loquela naturale, nel senso che egli scrive, vabbè, innanzitutto celebra, scrive delle, ne celebra in tono profetico il volgare, e scrive: questa sarà luce nuova, sole nuovo, la quale sorgerà laddove l'usato tramonterà, e darà luce a coloro che sono in tenebre e in oscurità per l'usato sole, che a loro non duce. Quindi in un certo senso Dante capisce, comprende che un auspicato, come è auspicato da lui, quindi allargamento, diffusione della conoscenza, è strettamente dipendente dall'aggiornamento degli strumenti di comunicazione, quindi dall'aggiornamento degli strumenti che vengono utilizzati della lingua. Quindi questo è ciò che viene inserito nel primo libro del trattato, che è incompleto, perché avrebbe dovuto contenerne 15, ma invece ne contiene solo 4. Dopodiché abbiamo il secondo libro. Nel secondo libro vengono introdotti 2 argomenti di natura metodologica. Uno, che è quello in cui parla dei 4 livelli di interpretazione
che si possono dare delle sacre scritture, per cui ce n'è uno letterale, per cui si dà importanza e rilevanza a quelli che sono i fatti storici, ce n'è uno allegorico, che è quello proprio dei poeti, ovvero si tramite si trasmettono delle verità sotto la bella menzogna, quindi sotto un linguaggio che metaforico, allusivo. Dopodiché abbiamo invece il livello morale, quindi da cui si può trarre degli insegnamenti, ed infine quello anagogico, che ovvero il significato spirituale che è il sovrasenso. Il secondo argomento che introduce nel secondo libro è un argomento prima di cosmologia, in cui descrive lo spazio e la collocazione, la struttura comunque dei cieli, e un argomento di angeologia, in cui descrive le intelligenze degli angeli, appunto. E questo sarà l'inquadramento teorico poi che verrà utilizzato, un rudimento, uno dei rudimenti dell'inquadramento teorico che verrà utilizzato nella Commedia e nel Paradiso. Nel terzo libro introduce una celebrazione invece della filosofia, che secondo Dante avvicina a Dio e agli angeli, perché fa vivere secondo virtù e quindi conduce alla felicità terrena. E nell'ultimo libro invece troviamo nel quarto libro invece parla proprio dell'osticità della materia filosofica, e in quanto materia ostica egli, dovendo trattare un tema etico-civile, decide di passare dai versi del Finamore, quindi dai versi dolci, a dei versi aspri, che sono dovuti al tono raziocinante, comunque dimostrativo. E quindi discute il tema della vera nobiltà, che era un tema importante a quel tempo, in quanto stavano avvenendo dei mutamenti nelle classi dirigenti e tra i ceti sociali, e per cui la vera nobiltà, cioè, ed è strutturata in 30 capitoli, 15 di pars destruens, in cui confuta le definizioni da lui ritenute errate, ed in particolare quella, la definizione aristotelica, secondo cui la nobiltà consiste in parte da una ricchezza antica, quindi si eredita, è qualcosa che si eredita che, geneticamente, dall'altra invece è qualcosa che deriva da una responsabilità etico-individuale, quindi. Ma Dante invece elimina la pars costruens, quindi nei 15 capitoli successivi, elimina secondo lui la parte di. La parte non può essere. Non è una cosa ereditaria la nobiltà d'animo, ma è qualcosa che dipende dal comportamento individuale di ognuno di noi. Il retroterra culturale che sta dietro questo trattato è molto ampio, troviamo quindi Virgilio, Seneca, i padri della Chiesa, le confessioni di Sant'Agostino, la Deconsolazione di Boezio, le opere di San Tommaso, l'etica e la politica di Aristotele. Quindi, e Dante dà dimostrazione in questa opera di essere un grande scrittore, perché utilizza quella che è una sintassi di ampio respiro e con un'esposizione raziocinante. E quindi utilizza lo stampo della prosa narrativa, da cui ne prende la robustezza e la compostezza, e in volgare utilizza un volgare che con costrutti logici, conseguenziali, equilibrati, in cui tiene a bada le subordinate, in cui la lunghezza stessa delle proposizioni è controllata e equilibrata, dando dimostrazione pratica del fatto che queste dimostrazioni, di queste, de, che queste, di, del fatto che argomenti come tecnico, sì, vabbè, filosofico-scientifici come questi possono essere trattati in maniera pregevole anche non in latino ed in volgare. Il secondo trattato che scrive invece è il De Vulgari Eloquentia. Anche questo è interrotto, nel senso che non è compiuto, e scrive infatti soltanto due libri su quattro.
E in questo si occupa invece di analizzare quelli che sono i problemi della lingua. È scritto in latino perché i destinatari sono diversi. Questa volta si rivolge ad un pubblico dei dotti, dei chierici. Il primo libro tratta, è un'introduzione generale storica alla linguistica e in primis, quindi, parte sin dalla costruzione della Torre di Babele, quindi dalla superbia umana, che poi da cui deriverà la maledizione divina e la conseguente frammentarietà, frammentazione linguistica, in tre famiglie principali, quella germanica, quella greca e quella medio-latina, neolatina, e che a sua volta si divide in lingua do, in lingua doc e in lingua del si. Della lingua del si, Dante va a fare un'analisi dettagliata, minuziosa, di 14 parlate dialettali regionali e arriva alla conclusione che nessuno di questa può essere quello che sta cercando. E Dante sta cercando di trovare una lingua sovranazionale, convenzionale, una lingua convenzionale che possa, che sia appunto sovranazionale e che quindi abbia una grammatica nuova e non mutevole come quella delle lingue regionali, come quella delle lingue naturali, e che debba essere unitaria, quindi, ma allo stesso tempo debba essere anche illustre, quindi debba essere raffinata, aulica, cardinale, nel senso che debba essere un punto di riferimento per tutte le altre lingue, che debba essere sia aulica, come abbiamo detto prima, ma anche curiale, quindi che debba essere, che diciamo debba permettere un'intercomunicazione, un volgare illustre che permetta l'intercomunicazione, l'intercompressione all'interno di tutti quelli che erano le istituzioni di quel tempo, le istituzioni civili di quel tempo, quindi all'interno dei tribunali, delle corti, delle accademie, ma anche all'interno della curia e della chiesa. Dopodiché, dopo questa introduzione storica alla linguistica e generale alla linguistica, analizza invece le forme che sono degne di essere trattate con il volgare illustre. E queste sono in primis, cioè fa una suddivisione in base ai contenuti, ci sono i poemi della rettitudine, quindi Virtus, Venus, quindi i poemi d'amore, cioè i componimenti d'amore, la lirica d'amore dei trovatori e dei stilnovisti. E poi abbiamo il Salus, che invece sono i poemi epici. Dopodiché fa una suddivisione in maniera normativa, quindi questa è la parte normativa, che è una delle due. Dei due obiettivi a cui arriva Dante, dare definizioni invece in base alla forma, quindi alla struttura metrica dei generi, per cui esisterà, a cui corrisponde anche lo stile, che deve essere coerente con la materia trattata. Quindi, se si tratterà di una commedia, lo stile sarà medio. E poi ci sono i due estremi, quello più elevato, che è quello tragico, e poi invece quello più basso, che è lo stile miserorum, ovvero l'elegia, disposti quindi su una scala di dignità. E quindi uno dei due risultati è quello di scrivere un manuale retorico-stilistico, ma dall'altro normativo, e dall'altro è quello di fornire una ricostruzione storiografica dell'evoluzione della letteratura italiana, partendo dalla poesia siciliana, passando per quella siculo-toscana, arrivando a quella dei poeti bolognesi, fino a quella dei poeti del Dolce Stilnovo. Anche qui, essendo un trattato, utilizzo un taglio scientifico e un procedimento analitico, deduttivo. Dopodiché, parliamo invece delle opere latine, degli anni dell'esilio, e le due opere, cioè l'opera più importante, un'opera importante che scrive durante l'esilio, che di nuovo comincia, diciamo, sempre tra il 1310 e il 1312, che era il periodo in cui Arrigo VIII stava, c'era la discesa per l'incoronazione di imperatore e della monarchia, che viene poi ripresa in occasione di Pap quando Papa Giovanni XXII nomina suo vicario imperiale Roberto d'Angiò, e scritta in latino, e diciamo che
documenta di quali siano cioè le tre idee fondanti del pensiero politico di Dante. Innanzitutto, la prima è che ci vuole un impero, perché questo permette di unire l'umanità e di andare oltre quello che è il disordine comunale che dominava a Firenze e di raggiungere anche il benessere. Quindi, ma oltretutto, chi deve scegliere però l'imperatore? Beh, l'imperatore deve essere scelto per destino divino, secondo Dante, dal popolo romano. E il terzo punto è che entrambi i poteri, sia il potere papale sia il potere imperiale, derivano da Dio, quindi hanno una discendenza divina, inserisce poi all'interno di un'ottica, di un disegno organico generale, per cui così come esiste differenza, così come sono separati l'anima e il corpo ed esistono e sono separati, allora anche il potere imperiale e il potere papale devono essere separati e devono essere tra loro autonomi, perché hanno due obiettivi diversi. Il primo, quindi il potere papale, ha come obiettivo la felicità ultraterrena, l'altro ha l'obiettivo della felicità terrena. E quindi dal primo. Cioè, sono tra di loro interdipendenti in un certo senso, perché senza felicità terrena non si arriva poi alla felicità ultraterrena, quindi devono collaborare. Poi, le altre due opere sono le epistole, che sono delle lettere 13 scritte in latino. Le più rilevanti sono una che scrive sempre nel periodo di Enrico VIII, e un'altra che scrive a Can Grande della Scala, che è la tredicesima. Questa è importante perché qui fa una vera e propria esegesi della Divina Commedia, in cui scrive quelli che sono i criteri di interpretazione di questa. Un primo criterio è quello letterale, quindi del viaggio ultraterreno, e un altro criterio è quello allegorico. Cioè quello letterale del viaggio ultraterreno, in cui appunto si mostra proprio qual è la condizione delle anime dopo la morte. E poi c'è quello invece allegorico, in cui parla del destino delle anime, che è invece determinato dalle scelte autonome. In quanto ognuno ha libero arbitrio, e da queste scelte, se sono scelte corrette, quindi corrisponderà a questa una grazia, quindi il bene; se sono scelte sbagliate, invece corrisponderanno delle pene. Quindi concludiamo questo video su Dante, parlando brevemente in maniera schematica della commedia. Allora, la composizione, gli anni in cui la compone sono, diciamo, poco dopo i 40 anni, e l'inizio della stesura può essere probabilmente individuato tra 1306 e 1307, e questo si può dedurre dal fatto che egli in quello stesso periodo interrompe poi la composizione, la scrittura degli altri due trattati che stava scrivendo, quindi abbiamo detto il Convivio del Vulgari e l'Eloquenzi. Il titolo anche qui può essere, la spiegazione può essere tirata fuori dalla tredicesima lettera a Can Grande della Scala, in cui parla della commedia quindi definisce appunto come con una condizione di partenza acerba, cupa, e un finale invece prospero. Lo stile che corrisponde alla commedia è una medietà stilistica. Infatti Dante utilizza un linguaggio piano, con ovviamente poi delle piccole, cioè con delle, no, piccole no, però in realtà poi soprattutto nelle ultime parti il linguaggio diventa sempre più, acquisisce sempre più dignità. Ma comunque, continuiamo e parliamo dei due macro archetipi letterari che sono presenti, che sono il viaggio e la visione, e le opere che sono precorrono, diciamo,
La commedia sono ad esempio l'Apocalisse di San Paolo e la seconda epistola ai Corinzi è la Visio Pauli, oppure abbiamo Enea e l'Eneide, quindi o il Farsalia di Lucano, e invece come dal punto di vista strutturale l'ispirazione dovrebbe essere, cioè è tratta da il roman della Rose, dal tesoretto. Quindi in sostanza la struttura che sta dietro alla Divina Commedia è una struttura razionale, articolata, che appunto rientra in quelli che sono i paradigmi medievali, ma allo stesso tempo però questa sistemazione medievale ha una finalità pratica, perché appunto avrà ha una finalità etico-civile. Dopodiché la commedia è costituita da 100 canti, 33 per ogni cantica più uno di introduzione, e vabbè, diciamo che per una così grande distensione narrativa, ciò che permette di darle compattezza sono innanzitutto delle corrispondenze strutturali, ad esempio, che ne so, la ripetizione del 3 che con la terzina incatenata, i tre regni, l'inferno, per cui l'inferno è costituito da un vestibolo e da 9 cerchi, e anche il purgatorio, perché abbiamo la spiaggia, 1, antipurgatorio, 2, le 7 cornici dei 7 peccati capitali, 9, più poi l'entrata per il paradiso, 10. Quindi ci sono dei numeri, delle corrispondenze numeriche che si ripresentano all'interno, che riguardano in particolare il numero 3 e il numero 10, ma anche delle corrispondenze interne, quindi oltre che strutturali. Come ad esempio che il canto 6 è sempre un canto politico, è prima un'invettiva contro Firenze, poi diventa un canto politico sull'Italia ed infine un canto politico sul impero. Un'altra corrispondenza è quella che ad esempio l'ultimo termine di ogni cantica è stelle, e che nei due canti centrali, quindi nel sedicesimo, sì, nel sedicesimo e nel diciassettesimo, si parli di due questioni filosofiche molto a cuore a Dante: l'una è il libero arbitrio e l'altra è la questione amorosa. Dopodiché, beh, allora, l'inferno, quindi sì, si immagina che probabilmente cominci durante durante 1300 e nell'anno del giubileo. Quindi, e si compie in 7 giorni. Vabbè, Dante si trova quindi in una selva oscura, gli compaiono davanti 3 fiere che rappresentano una lonza che gli rappresenta l'invidia, una lupa la cupidigia e un leone la superbia. Dopodiché avrà Virgilio come guida per l'inferno e per il purgatorio. L'inferno è disposto ad imbuto, sottoterra capovolto, la disposizione dei dannati segue l'etica nicomachea, per cui in ordine crescente, e troviamo all'inizio coloro che sono peccatori perché sono incontinenti, e dopodiché alla fine troviamo quelli che invece danneggiano il prossimo, quindi utilizzano la violenza nei confronti del prossimo. E i dannati sono puniti con la legge del contrappasso, quindi c'è una sorta di corrispondenza per similitudine o per contrapposizione tra appunto ciò per cui sono dannati. Quindi ad esempio quelli che ne so, gli omicidi avranno il corpo distrutto. Poi attraversano l'Acheronte con Caronte e arrivano al limbo, qui trovano i bimbi e le anime che sono appunto innocenti ma che non sono state battezzate. E qui troviamo anche una luce, gli appare una luce di un quella di un castello luminoso, a cui ci sono i sapienti, gli eroi,
dopodiché, vabbè, passa per tutti gli incontinenti, quindi coloro che hanno asservito la ragione alle passioni, agli istinti più bassi, e dopodiché troviamo invece, come abbiamo detto, vabbè, prima gli eretici con i sepolcri infuocati e i violenti poi contro il prossimo, contro Dio e contro se stessi. Dopodiché, non mi ricordo se passando dietro, cioè arrivano a Lucifero, gli passano sul dorso, una roba del genere, ma comunque fanno il capovolto, prendono una via e arrivano nel purgatorio dove incontrano il guardiano del purgatorio che è Catone Uticense. E niente, qui poi passano per il purgatorio, quindi attraversano il Tevere, antipurgatorio in cui ci sono gli scomunicati, gli spiriti negligenti, le vittime di morte violenta, poi all'entrata del purgatorio l'angelo gli fa un'effigie con le 7 P, che sono i 7 peccati capitali e che ogni volta ne toglieranno uno quando Dante lo incontra. Poi arrivano al fiume Lete. Incontrano Matelda che rappresenta la felicità terrena ed infine c'è lo scambio perché subentra la fede, quindi alla ragione, ovvero Beatrice, e dopo il bagno nel fiume Lete Dante dimenticherà il male, il bene, sì, il male, e nell'Eunoe invece appunto verrà istruito sul bene. Nel paradiso le anime sono tripartite secondo Seculares, quindi coloro che per ciò che hanno dimostrato comunque i valori di cui sono dei testimoni nella vita terrena, per questo in realtà ricevono in parte l'ombra della terra. Poi ci sono le anime acti degli attivi che invece hanno 3 su 4 virtù cardinali, che hanno dimostrato 3 su 4 virtù cardinali. E infine contemplativi che invece sono i più belli. Ma comunque diciamo che ognuno di questi riceve la felicità piena, gode della piena beatitudine, in quanto coincide perfettamente la volontà divina con quella che è la volontà delle anime. Ma passiamo a dire un po' di caratteristiche veloci di ognuna delle 3 cantiche. Beh, innanzitutto l'inferno è caratterizzato dalla paura. E Dante dice proprio, quando entra, dice che andrà a sostenere una guerra, sì del camino, perché deve passare attraverso una natura stravolta, impervia, tra urla lancinanti, tra situazioni di grande dolore, e appunto dovrà affrontare anche gli stessi dannati, quindi anche sì della pietate, perché molto spesso con alcuni dannati dovrà scontrarsi, ma verso altri proverà compassione. E quindi Dante è ben conscio di quella che è la distinzione tra disegno divino e disegno umano. Egli sa che il suo viaggio è stato voluto per disegno divino, per grazia divina, mentre invece quello di Ulisse viene definito come una follia, un folle volo. Perché? Perché Ulisse, che viene punito, perché travalica quelli che sono i confini della conoscenza umana, che sono stabiliti da Dio, mentre invece il viaggio di Dante avviene per intercessione proprio divina e quindi è voluto da Dio. Però allo stesso tempo il fatto che lui dimostri nel suo cammino partecipazione e commozione fa capire che comunque non è, non, la, il fatto che esista un disegno divino non implica che non, quindi questo in qualche maniera tolga delle responsabilità o comunque sì, elida la potenzialità dell'umano di provare la pietas. E quindi, infatti, Dante, verso coloro che risultano indifferenti, che quindi verso coloro che sono sdegnati da misericordia e da giustizia, egli mostra grande disprezzo. Poi andiamo nel purgatorio. Il purgatorio invece è caratterizzato dalla dimensione della contemporaneità. Qui innanzitutto il paesaggio è molto più scolorito rispetto a quello
dell'inferno e si passa da, quindi da dagli scontri e dai dialoghi ostili con i dannati a dei dialoghi invece in cui a dei dannati che stanno nel purgatorio che sono disponibili al dialogo e verso cui Dante prova grande pietas. Perché sono così disponibili? Perché all'interno del purgatorio si trovano le anime che sono delle anime in transizione, quindi non sono dannate eternamente e quindi possono liberarsi proprio grazie a quelle che sono, grazie alla memoria dei vivi e dei vivi che pregano per loro. Quindi sono molto aperti in realtà appunto a Dante, verso la figura di Dante, perché in realtà sono speranzosi. E qui fuoriesce anche quella che è altre componenti della personalità dantesca, in particolare le componenti più delicate della sua personalità, in quanto esprime un grande rimpianto verso la società delle belle costumanze che ormai che secondo Dante stava pian piano scomparendo, quindi le donne, cavalieri, gli affanni e gli agi, che ne invogliava amore e cortesia. E oltretutto un altro tratto caratteriale fondamentale è quello del culto dell'amicizia e la memoria dei poeti passati. Possiamo quindi definire il Purgatorio come la cantica più umana e che più si avvicina a quella che è la percezione, la nostra percezione del reale. Dopodiché abbiamo il Paradiso. Nel paradiso i beati sono quindi per cercare di rendere, di dare concretezza visiva e in un certo senso stabilità anche ai beati, questi non sono rappresentati nella loro appunto staticità, ma scendono verso di lui, si muovono e sono disposti secondo quella che è la teologia tolemaica, quindi sui 9 cieli. Ma appunto sono in un certo senso Dante con il suo linguaggio dà concretezza ai beati andando incontro a quella che è un'esigenza appunto dei lettori. Il paesaggio, invece nel paesaggio diciamo che che troviamo. Nel paesaggio sì, invece il paesaggio si smaterializza rispetto alle due cantiche precedenti, nel senso che è costituito dall'incrocio principalmente di due elementi. La prima sono i suoni e l'altra è la luce. E più questi si fanno intensi, più stanno a significare, più significa che ci stiamo avvicinando in maniera ascensionale e progressiva verso quindi la beatitudine divina, quindi verso Dio e quindi verso la caritas e l'amore divino. Sono due direttrici fondamentali nel paradiso. Allora, innanzitutto i personaggi che sono dei personaggi che testimoniano, che prestano fede dei valori che hanno. Secondo cui hanno vissuto, ed oltretutto è importante sottolineare la crescita spirituale di Dante. Tramite che cosa? Beh, tramite la tecnica del dubbio e dello scioglimento del dubbio. Quindi Dante pone diverse domande, pone di natura filosofico-teologica e morale, ma particolarmente teologica, per acquisire conoscenza teorica, ma poi il salto finale è un salto che non è un atto intellettuale, non è un atto della mente, ma è un atto della vista. Ed è la conoscenza assoluta che risiede quindi nella contemplazione. Abbiamo detto, la commedia può essere considerata un poema totale, perché? Perché confluisce l'intera biografia culturale di Dante e quindi tutto
tutte le tematiche che affronta durante la sua vita, durante la sua esperienza, durante e anche del suo vissuto. Quindi troveremo l'amore sublimato e l'amore passionale, troveremo l'invettiva contro le tensioni interne, contro sì, con delle fazioni e invece l'utopia politica di Dante, quindi queste antinomie tra un sapere popolano e un sapere della speculazione filosofica. Oltretutto Dante utilizza un grande ventaglio di registri espressivi e questo materiale vastissimo è tenuto assieme, come abbiamo detto prima, da quelle che sono delle rispondenze interne, strutturali, ma soprattutto dal tessuto narrativo, cioè dalla tessitura narrativa che Dante gli fa attorno. E dall'incontro tra la soggettività del poeta, con la sua partecipazione, che abbiamo detto prima, il suo provare i sentimenti, e allo stesso tempo però anche l'oggettività degli incontri, dei luoghi in cui si trova Dante e in cui si compie il viaggio di Dante. Quindi si unisce l'attività letteraria, quindi la sua esperienza letteraria, anche le sue letture. Il retroterra culturale dantesco con la sua vicenda umana, quindi si unisce la biografia culturale con la sua biografia amorosa, la sua biografia di vissuto. Poi, allora, quindi in un certo senso, quindi si ripercorre quello che è l'itinerario di salvezza del poeta. E di conseguenza anche le sue tappe di evoluzione, sia dal punto di vista intellettuale sia dal punto di vista poetico. Ed è rilevante, appunto, in queste tappe di evoluzione, in particolare poetica, che egli incontri, ad esempio, prima nell'inferno Francesca, poi incontri nel Purgatorio, incontra appunto il suo maestro Brunetto Latini. Ah no, incontra, invece no, incontra il Purgatorio, incontra Guinizelli e Arnaldo Danielo. E in un certo senso questa sono le due linee fondamentali della sua produzione letteraria giovanile. Perché da un lato abbiamo la lirica d'amore, l'amore cortese con Francesca da Rimini, e con Guido Guinizelli e Arnaldo Danielo abbiamo la lirica amorosa. Ma loro non si salvano, questi poeti, e questo appunto è un qualcosa che Dante mette in evidenzia con questa. Che non si salvano perché? Perché loro non compiono il passaggio che fa Dante. La loro continua a essere una poesia umana, una poesia che celebra la bellezza dell'amata, quindi qualcosa che è ancora vincolata a qualcosa di tangibile, mentre invece Dante fa quel passaggio in più, come avevamo detto, ovvero la sua è una poesia dell'amore verità, dell'amore assoluto per Beatrice. Dopodiché, un'altra caratteristica fondamentale della commedia è la grande passione politica di Dante, per cui alla fine la finalità dell'intero commedia è quella, la finalità pratica, etica, civile, che vorrebbe in un certo senso causare un mutamento, un rinnovamento nella storia degli uomini. E in particolare di quella della Firenze comunale, anche se Dante si allontana, ma comunque ha in mente la crisi in cui si trova, quindi la conflittualità tra le fazioni, che rappresenta il cancro intestino della penisola, la corruzione del papato e la secolarizzazione delle cariche, la debolezza dell'impero e l'arroganza delle nuove monarchie. Quello che appunto è il mutamento, quello che vuole Dante, l'utopia politica di Dante è la palingenesi innanzitutto della società e delle istituzioni, che si devono appunto saldare nuovamente in quella che e questo rinnovamento deve confluire, come abbiamo detto, in ciò che aveva scritto, in ciò che aveva già espresso nel Trattato di Monarchia.
ovvero il potere papale, papale, quello imperiale, tra loro divisi autonomi, ma allo stesso tempo collaboranti, quindi degli indipendenti collaboratori. E quindi la poesia è proprio uno strumento di battaglia etico-civile, così una guida, deve rappresentare una guida verso il bene e sconfiggere l'ingiustizia. Questo è il fine, la finalità pratica della commedia. Ed è per questo che Dante si lancia molto spesso in invettive che anche all'interno dello stesso paradiso, che alla fine hanno interesse, riguardano, concernono quella che è la realtà contemporanea, quello che è reale, che non, alla fine non scompare quasi mai, non scompare mai. Anche Cacciaguida, quando gli parla, dice proprio: questo tuo grido farà come il vento che le più alte cime più percuote. Quindi adesso leggerò una parte, secondo me è un passaggio interessante di questo libro, che dice: si canta per celebrare, per consacrare un passato, per confermare quanto esiste. Si grida per irritazione, per indignazione, per scuotere e sommuovere, per far grattar dove la rogna, per cambiare e per trasformare. Ed è proprio per questo che lo straordinario poema combattivo, agonistico, politico di Dante è un grido. È un grido, è un vero e proprio grido, che cerca, che vuole, che quindi la struttura, la poesia diventi proprio uno strumento che cambia le cose reali, quindi che ha un impatto reale. Dopodiché, vabbè, parliamo ovviamente anche del plurilinguismo di Dante, che ci lavora dietro 15 anni, e si può parlare innanzitutto di un linguaggio totale perché ha come base il fiorentino, ma dopodiché si aggiungono dei provenzalismi, si aggiungono termini, cioè, allora, attinge alla sfera semantica del realismo, quindi ci sono oggetti, cose della vita quotidiana, cose triviali. Poi utilizza il latinismo per dare dignità, i latinismi per dare dignità linguistica che si accrescono man mano che ci avviciniamo al paradiso, i dialettismi per connotare a volte i personaggi. Quindi gallicismi, provenzalismi, ligure, ma anche parole inventate, quindi neologismi dello stesso Dante, come Papè Satan Aleppe. Quindi questo è una dimostrazione del grande plurilinguismo nella commedia di Dante e l'ampio espressivismo verbale. E dopodiché parliamo anche del lavoro metrico, lavoro metrico che porta in maniera operativa, quindi nell'operazione di scrittura, porta a compimento quelle che sono le potenzialità della terzina con la struttura ABA, BCB, CDC, quindi la terzina dantesca, in cui il verso centrale della rima prima diventa il verso iniziale della seconda, quindi rima con la, se con la terzina successiva. E quindi questo è importante perché? Perché la rima è proprio l'asse portante del significato. Le parole che stanno in rima, che fanno rima tra loro, sono parole che sono cariche di significato, che molto spesso infatti sono anche gli stessi termini chiave, e che quindi hanno un grande valore, di significato.